Se non fosse per te è il titolo dello spettacolo che andrà in scena il 28 aprile, martedì 28 aprile, alle ore 21 al Teatro Brancaccio in Roma. Questo spettacolo è frutto di un laboratorio che ormai da circa 10 anni io conduco con gli ospiti dell'Ostello Caritas. Il laboratorio teatrale, diciamo, non è prettamente un'attività di animazione, ma comunque è qualcosa di più grande, di più completo, dove appunto i nostri ospiti in qualche modo si sperimentano e fanno per tutto l'anno, al fine appunto di arrivare allo spettacolo, un percorso di crescita e di messa in discussione di loro stessi. Direi quasi che attraverso questa messa in discussione e questo conoscere se stessi, anche camminando appunto insieme agli altri, diciamo, tutto questo viene in qualche modo sublimato dalla forma artistica. Il laboratorio che io faccio con i Senza Tetto quest'anno verte sull'amore. L'amore inteso in senso lato, quindi l'amore del genitore per i figli, per esempio, o viceversa dei figli per i genitori. Non soltanto dunque l'amore per il compagno o per la compagna, ma anche l'amore per la vita, per esempio, per la letteratura, per i libri, l'amore per Dio. In scena ci sono 24 persone che hanno contribuito moltissimo quest'anno allo spettacolo, scrivendo le loro storie, raccontandomi le loro vicissitudini, regalandomi la loro tenerezza, la loro verità. Si parla dell'amore, che può sembrare banale come tema, ma non lo è affatto. L'amore attiene all'essenza più profonda dell'essere umano. Emozioni che poi vedono coinvolti anche noi operatori, che con loro per tutto l'anno in qualche modo costruiamo e tessiamo insieme questo spettacolo. E questo ci dà in qualche modo la possibilità anche di conoscerli meglio, intanto di approfondire le loro storie e di vederle anche sotto diverse angolazioni. Quindi diventa il teatro quasi un canale privilegiato, dove appunto poter costruire qualcosa insieme. Io spero che quest'anno vada tutto bene come negli altri anni. Vi aspettiamo al Teatro Brancaccio, ripeto, martedì 28 aprile alle ore 21, Teatro Brancaccio in Roma. Se non fosse per te.